Il meglio lo trovi da Fiaschi e Fondelli. Una super promozione di articoli da bagno. Serie generali per il nuovo contratto della categoria. Il nuovo contratto. C'è tutto il suo gruppo Rocco Agostino, che in questo momento tra l'altro è impegnato nel preparare Angelo Rottoli, altro pugile che salirà tra poco sul quadrato. Allora Patrizio, non ti rubiamo molto, giusto un istante, tutto a posto, sei sereno, concentrato, teso? Concentratissimo, sono preparato bene, quindi nessun problema. Ecco, il peso, tu hai fatto registrare 63 kg e 500, cioè 3 grammi in meno del limite della categoria. Significa che c'è stato qualche problema? No, nessun problema. Io ieri sera ero al di sotto del peso, ho mangiato e quindi stamattina ero al limite di categoria, proprio dovuto da parte mia. Ah, perfetto, avete sentito appunto le tranquillizzanti dichiarazioni Oliva in merito al suo peso. D'altro canto questo succede spesso, che il pugile vada proprio quasi al limite del peso della categoria. Il suo avversario Coggi ha segnato invece 63 kg netti. Il match sarà diretto, c'è stata anche qualche polemica per gli arbitri, da Soto e un portoricano residente a Miami. L'arbitro designato è Richard Steele, un arbitro famoso che ha diretto Leonard Hagler qualche mese fa, ha avuto un incidente, non è venuto e quindi il nuovo arbitro designato è Soto. Siamo ormai a tre quarti d'ora dall'inizio del match, collegamento come dicevano prima allo studio in diretta, la linea quindi a... Signore e signori, benvenuti, buonasera, siamo collegati con Ribera, cittadina in provincia di Agrigento, per il campionato mondiale dei superleggeri versione WBA tra Patrizio Oliva, alla sua terza difesa del titolo mondiale conquistato 15 mesi fa a Monte Carlo contro Ubaldo Sacco, e lo sfidante, un altro argentino, Coggi, un pugile dal record assai rispettabile, 31 vittorie, 2 pareggi, ed una sconfitta. C'è molta attesa qui in questa piccola cittadina per questo combattimento, rappresenta veramente l'avvenimento dell'anno, possiamo dire, anche di questi ultimi decenni. Ospitare un campionato del mondo per un piccolo centro come Ribera rappresenta un motivo di grande orgoglio. Il campo di calcio, vedete, è affollato di pubblico. Ora seguiamo le vicende del peso che è stato effettuato stamattina all'hotel Torre Macauda. La categoria dei superleggeri al limite di 63,503, l'equivalente di 140 libbre. Patrizio Oliva ha accusato la bilancia 63,500, vale a dire proprio ai limiti della categoria, mentre Juan Martin Coggi ha fissato il peso sui 63 kg. Il combattimento sulla distanza delle 15 riprese, trattandosi di un match valevole per la WBA, che appunto fissa il limite mondiale su questa distanza, mentre, come è noto, la WBC limita a 12 il numero delle riprese per i mondiali. Anche l'altra federazione internazionale, la IBF, il cui campione Terry Marsh, prevede i mondiali sulla distanza delle 15 riprese. Come di consueto, adesso cercheremo di ascoltare le impressioni dei protagonisti prima del match, e quindi affidiamo il microfono a Mario Guerrini, che si trova nei pressi, e ascolteremo appunto Oliva e Coggi qualche minuto prima di fare il loro esordio qui sul ring. Quindi a te Mario,
Sì Paolo, grazie, siamo ormai veramente proprio a pochi istanti dall'ingresso dei due pugili al campo sportivo, qui siamo nello spogliatoio di Patrizio Oliva e Patrizio Oliva si sta già allacciando le scarpe, è venuto poco fa uno dei componenti dell'organizzazione, gli ha raccomandato di prepararsi perché l'arbitro Soto, l'americano di origini portoricane, ha chiesto ai pugili di fare il loro ingresso sul ring. E Patrizio Oliva, come diceva anche Rosi, al peso 63,500, quindi 3 grammi sotto il limite della categoria. Comunque nel collegamento che abbiamo fatto precedentemente nel TG2 Oliva ha detto che non ha avuto problemi di peso. Piuttosto Oliva, l'avversario che è stasera è un guardia destra, problemi con i guardia destra? No, assolutamente, io già per il titolo europeo ho incontrato 3 guardia destri. Due li ho battuti per KO e uno ai punti. Ecco, di questo Koji non si sa molto, qualcuno ha detto è un picchiatore, qualcuno ha detto è un incontrista. Ma allora sveleremo il mistero stasera sul ring, che tipo di pugile è. Ecco, in effetti tu sempre aspetti che sia il ring a mettere in evidenza quello. Io non mi fido delle chiacchiere, io sono abituato a inquadrare l'avversario sul ring, lo devo vedere contro di me. Senti Patrizio, siete in sostanza però tutti concordi nel dire che siete due pugili che boxano di rimessa. Che tipo di match, se questo dovesse essere in effetti la realtà, ne potrà venire fuori? Ma io dico soltanto che il campione sono io. Quando ho dovuto conquistare il titolo ho fatto lo sfidante, quindi sono andato a fare il match. Oggi sono il campione, vedremo, io difenderò il titolo, vediamo lui come si comporta. Certamente se per lo spettacolo devo fare l'attaccante, vi assicuro che non lo farò. Se per vincere devo attaccare, state tranquilli che non ci saranno problemi, lo farò. Certo, benissimo. Un'ultima così, un cenno al pubblico. La Sicilia ha sempre risposto con molto entusiasmo, ricordiamo Agrigento nella difesa contro Gonzales e anche qui a Ribera, che è una cittadina nota per le sue arance, però ha una grande passione, un grande entusiasmo. Certo, ma i siciliani si stanno dimostrando proprio un pubblico caloroso, un pubblico che sente proprio queste grosse manifestazioni. Patrizio, ti lasciamo, grazie tante, come sempre sei molto gentile, qui accanto a lui c'è Deleva, c'è il fratello di Patrizio, c'è Angelo Rottoli che ricorderete è stato anche sfidante mondiale, ha incontrato De Leon, una sfida sfortunata, comunque Rottoli è pugile che conta di riproporsi presto ai massimi vertici mondiali nella categoria dei dei massimi. E adesso cerchiamo di passare all'altro spogliatoio, quello dell'argentino Koji, mentre intanto qui accanto a noi c'è anche Monastra, che è l'assessore di Capo d'Orlando, altro centro della Sicilia, dove ci sarà il 15 un mondialito junior, quello di Bottiglieri contro Borges. Ancora qualche istante per passare all'altro spogliatoio, ci sono problemi col microfono, vado, vediamo se riusciamo a raggiungere la postazione, il microfono arriva, eccoci qua, siamo entrati nello spogliatoio ed ecco, vedete, Martin Koji e Tito Letour. Io non arrivo col microfono sin lì, intanto prego Letour di venire qui, così il cameraman ha anche la possibilità di girarsi. Letour, il tuo giudizio su Oliva, molto spesso non ho possibilità di muovermi molto, mi rivolgo al cameraman, il tuo giudizio su Oliva molto spesso non è stato entusiasmante. No, io penso che Oliva è un grande campione, io ho detto tante volte che Oliva è un ciclista del ring, ma è esatto. è un campione e lo rispettiamo e pensiamo che oggi abbiamo una gran possibilità e Koji è un boxeador, io credo, speciale per poter vincere a Oliva. Ecco, ha detto Tito Letour, ha incominciato in italiano, poi ha finito in spagnolo, ha detto che non è vero, lui in effetti rispetta, il suo clan rispetta Oliva, comunque lui dice che, ha detto Letour, naturalmente non poteva che dire altrimenti, ha detto che comunque Koji, secondo lui, ha grosse possibilità di affermazione. Koji, usted conosce Oliva? Sì, l'ho visto per video te e lo conosco personalmente, ma lo conosci anche alla conferenza di prensa in Rivera. E come peleador, che dice usted? Que es un hombre que usa muy bien las piernas sobre un ring y hay que tratar de cortarle el camino para poder ganarle.
Ha detto che conosce Oliva, anche personalmente ovviamente l'ha conosciuto soltanto qui, ma pugilisticamente ha detto che è un pugile non facile da boxare e comunque lui spera di vincere. Qual è il suo pensiero ora, in questo momento? È tratar di llevarle, recién fui de un beso a mi querida bandera argentina e io tratar di llevarle il titolo mondiale una vez más a la patria. Bene, grazie a Koji che ha al suo fianco il suo secondo, e ha detto in sostanza che spera di, naturalmente in questo momento il suo pensiero è tutto all'incontro, e spera di dare alla sua patria ancora una volta un titolo mondiale. Io credo di aver con questo concluso dagli spogliatoi, la linea nuovamente a te Paolo Rosi. Ed eccoci nuovamente a bordo ring, c'è grande attesa, grande entusiasmo naturalmente per questa terza difesa del titolo da parte di Patrizio Oliva, 28 anni compiuti a gennaio, nato a Napoli, della colonia Rocco Agostino, professionista dall'ottobre dell'80, vincitore delle Olimpiadi a Mosca, campione d'Italia, campione d'Europa, campione del mondo, ha vinto quanto era possibile vincere e ha anche convinto tecnicamente nelle ultime esibizioni, ma a dispetto di questo ruolino di marcia molto importante, a dispetto dei successi, dell'imbattibilità in 48 combattimenti, ancora non ha raggiunto l'unanimità dei consensi per quel tipo di pugilato un pochino sparagnino in verità, per certi atteggiamenti che al grosso pubblico o a una parte di esso non sempre sono piaciuti. Comunque lo vedremo stasera impegnato con un avversario in grado di mettere a nudo tutte le sue capacità. D'altra parte non bisogna dimenticare che Patrizio Oliva è un pugile molto ricco di esperienza e soprattutto ha un grande pregio, quello di saper adattare il suo stile, la sua scelta tattica alle qualità dell'avversario. Talvolta pugili di notevole valore sono risultati meno appariscenti proprio perché Patrizio Oliva li ha messi nella condizione di non figurare. Ecco il caso di Ubaldo Sacco nell'incontro appunto di 15 mesi fa a Monte Carlo. Ubaldo Sacco che aveva molto ben impressionato nei due match con Hatcher e che era indicato dal pronostico come favorito e che poi invece ha dovuto fare i conti con la scelta di tempo, l'intelligenza pugilistica di Patrizio Oliva, che ha vinto abbastanza agevolmente come ricorderete. Ecco, queste sono alcune immagini di quel memorabile confronto che ha fruttato a Patrizio Oliva il titolo di campione del mondo versione WBA dei super leggeri. Ricordiamo pure, adesso non sappiamo se vedremo il finale, che Patrizio Oliva, ormai sicuro di approdare al risultato vittorioso, accettò la bagarre, la battaglia a viso aperto, dimostrando appunto di non temere poi la battaglia vigorosa, lo scontro frontale, laddove non ci sono più sostanziosi rischi da correre. Ecco ancora alcune fasi di quel combattimento, un combattimento che ha finito col convincere tutti sul valore autentico di Patrizio Oliva, perlomeno i tecnici, gli addetti ai lavori, una valutazione peraltro poi convalidata nell'incontro soprattutto con Gato Gonzales. Ma a dispetto di questa totale conversione degli addetti ai lavori, dobbiamo dire che c'è una parte di pubblico che non considera ancora Oliva un grande campione. Naturalmente non è un super campione nel senso assoluto, ma è un pugile che sa perfettamente utilizzare le sue qualità, le sue capacità, il suo stile. Dobbiamo pure ricordare che l'organizzazione di questa manifestazione è di Elio Cotena e di Roberto Sabatini, che hanno nuovamente colto nel segno. Ed ecco, siamo alle immagini conclusive, è il momento del verdetto ed è il momento in cui Patrizio Oliva viene proclamato campione del mondo. Ricordi ancora limpidissimi, dobbiamo dire, anche se poi, come abbiamo ricordato, Patrizio Oliva ha aggiunto al suo curriculum altri
successi importanti. Ora dovremo vedere il match con Brunet disputato a Napoli, e questo l'incontro disputato a Napoli nel settembre dell'86 contro un avversario che non destò la minima inquietudine al napoletano, che lo mise KO in poche battute alla terza ripresa. Ma sin dall'inizio Patrizio Oliva mise alla frusta l'americano, che non fu mai nella condizione di tentare qualche uscita offensiva, fu sempre anticipato sistematicamente e, come dettovi, messo KO poi al terzo tempo dopo essere andato al tappeto anche proprio nella fase iniziale. Ecco, vedete come ormai non vede più i colpi, viene colpito ripetutamente da tutte le direzioni, e quindi l'intervento conclusivo del secondo che pone fine a questo combattimento. Ora siamo all'epilogo, non ci sono altre immagini dell'altro incontro molto importante, indicativo sul piano della valutazione, quello con Gato Gonzalez. Vedete che Oliva per la prima volta porta i segni della durissima battaglia. Ripetiamo, si trattava della conclusione, l'epilogo del combattimento contro Rodolfo Gato Gonzalez, vinto in 15 riprese il 10 di gennaio ad Agrigento di quest'anno. Ora dovremo andare a vedere le immagini relative a Juan Martín Coggi, e sono le immagini del combattimento che lo hanno lanciato nell'arengo internazionale, il combattimento disputato il 25 di ottobre dell'86, quando Coggi conquistò il titolo di campione d'Argentina battendo contro ogni pronostico per KO alla terza ripresa Hugo Hernandez. Non è stato questo l'ultimo combattimento, perché poi Coggi ha battuto per KO nell'ultimo combattimento disputato. Ecco il momento dell'atterramento di Hugo Hernandez, la conquista del titolo di campione d'Argentina da parte di Coggi. Dicevamo l'ultimo combattimento, non è stato l'epilogo, ancora si riprende, vedete si scatena la battaglia. L'ultimo combattimento, dicevamo, è stato vinto per KO alla quinta ripresa da Coggi su Magariños. Dobbiamo anche ricordare che sui 31 combattimenti vinti da Juan Martín Coggi, 26 anni, 18 sono stati ottenuti per KO. È un guardia destra. A giudicare da queste immagini è anche un generoso combattente, un attaccante, anche se poi qualcuno lo ha definito invece un contrista. Già nelle poche parole che abbiamo ascoltato negli spogliatoi si è accennato a questo problema, vale a dire a che tipo di incontro assisteremo, considerando che Patrizio Oliva ha naturalmente tutto l'interesse e soprattutto l'impostazione tattica del contrista. Dovesse assumere questa tattica lo stesso Martin Goggi, naturalmente il match in qualche modo ne verrebbe penalizzato. Eccoci al momento dell'atterramento di Hernandez e quindi la proclamazione di Coggi campione argentino, l'abbraccio con Tito Lecture. Ma comunque adesso i misteri verranno subito svelati, perché siamo ormai nell'imminenza del combattimento. Frattanto andiamo a seguire un po' e a darvi qualche notizia in merito ai protagonisti. Juan Martín Coggi, sfidante nato in Argentina a Figueras, Santa Fe, il 19 dicembre del 61, quindi prossimo dicembre compirà 26 anni. Appartiene alla prestigiosa scuderia pugilistica di Tito Lecture, anche se ufficialmente il suo manager è Santos Zaccaria, che gli fa anche da maestro. Coggi è professionista dall'aprile dell'82,
in totale ha combattuto 34 volte come abbiamo accennato, perdendo solamente in un'occasione nell'85 con Rossi e pareggiando in altre due. L'unico pugile che lo ha sconfitto si chiama Adolfo Arce Rossi, un argentino di buona quotazione che ha un curriculum di tutto rispetto e che ha anche combattuto, questo Rossi, accenniamo Rossi, ha combattuto a Monte Carlo quando lì va conquistato del mondiale battendo Sacco. Coggi è classificato all'ottavo posto nella WBA e anche l'altra federazione mondiale, la WBC, lo colloca nella stessa posizione. Abbiamo ricordato che ha ottenuto 19 vittorie prima del limite, è un potente mancino che abbiamo visto anche abbastanza rapido di braccia nelle poche fasi che abbiamo avuto l'opportunità di seguire nel match con Hernandez. Vive a 50 km da Buenos Aires. C'è da dire che il suo manager Zacarias ha già tentato una volta di conquistare un titolo mondiale con Enrique Hanna nei superleggeri, ma gli andò male perché Bruno Arcari si impose, come forse qualcuno ricorderà, per KO tecnico a Palermo nel giugno del 71. Coggi, che naturalmente ha origini e radici italiane, ha dichiarato che dopo l'incontro di Ribera potrebbe recarsi a trovare gli antichi parenti, il suo nonno Paolino. Infatti era nato a Scerni in provincia di Chieti, paesino che aveva abbandonato alla fine dell'Ottocento. Quindi un match sulla carta abbastanza impegnativo per Patrizio Oliva, considerando che la scuola argentina indubbiamente ha sempre sfornato pugili di notevole valore. C'è anche una specie di statistica da segnalare per quanto concerne lo scontro tra Italia e Argentina, pugili argentini e italiani. L'Italia è in vantaggio per 4-2, gli argentini hanno ottenuto due successi con Monzon, Sonino, Benvenuti, poi Arcari, come abbiamo ricordato, nel 71 ha battuto Enrique Hanna per i superleggeri, Bruno Arcari ancora un altro, Everaldo Costa Acevedo, sempre per i superleggeri. Poi a Monte Carlo nel 79 Vito Antofermo batté Ugo Corro, conquistò il titolo dei medi, e infine Patrizio Oliva, come abbiamo ricordato, a Monte Carlo sempre 15 mesi fa ha battuto Ubaldo Sacco per il mondiale dei superleggeri. Aggiungiamo pure che i campioni in carica nella categoria dei superleggeri sono, per la WBC, Tsuchiozi Hamada, giapponese, titolo conquistato nel luglio dell'86 a Tokyo per KO alla prima ripresa contro Arredondo. L'altro campione della federazione IBF, Terry Marsh, ha conquistato nel marzo di quest'anno, battendo per KO la decima ripresa, Joe Louis Manley, e poi lo ha difeso recentemente contro il giapponese. Il campione europeo è il francese Calanchete, che Oliva ha battuto, come ricorderete, nel settembre dell'84 ad Acciaroli. Ecco, fanno il loro ingresso i pugili, accolti da applausi scroscianti. Il campione italiano è Salvatore Nardino, recentemente impostosi sul laziale Francesco Prezioso. C'è pure da parlare della giuria, che è stata al centro di polemiche e qualche perplessità. Frattanto vediamo che c'è la testimonianza di un prodotto particolarmente caro agli abitanti di Ribeira, i famosi aranci Washington, che rappresentano un po' il fiore all'occhiello dell'agricoltura del luogo. Dicevamo che la giuria è composta
dall'arbitro Berni Soto, che è l'arbitro del combattimento, portoricano residente a Miami, dove gestisce un negozio di parrucchieri. Viene esibita dal maestro Battaglia la cintura di campione del mondo di Patrizio Oliva. I giudici sono la signorina Patricia Yarman di Las Vegas, che ha già giudicato 8 campionati del mondo, tra i quali Ernst Medal e poi il drammatico Canizales Sandoval. Per favore un momento di attenzione. Ha militato anche nelle forze armate e ha preso parte alle guerre del Vietnam, della Corea e Thailandia come infermiera. L'altro giudice è Carlo Sucre, venezuelano, che conosce bene Oliva, avendolo già giudicato nel match contro Brunetta a Napoli. Il terzo giudice, ecco, vedete, Patricia Yarman. Dicevamo, il terzo giudice è il danese Knut Jensen. Abbiamo accennato che in questi giorni la composizione della giuria ha alimentato polemiche e protesta. L'arbitro del combattimento in un primo tempo doveva essere il famoso Steel, che, ecco, vedete, il sindaco di Ribera consegna una targa a Rito Gordo. L'arbitro dell'incontro Hagler Leonard, ma poi per un incidente automobilistico Steele ha dovuto dare forfè ed è stato sostituito. In realtà, nella prima comunicazione ufficiale da parte della VBA all'organizzatore Elio Coten, appunto, veniva indicato che l'arbitro dell'incontro sarebbe stato Richard Steele. E i giudici poi dovevano essere Soto, Yarman e Sucre, ma come abbiamo detto sembra che Steele abbia avuto un incidente automobilistico che l'ha costretto a restare a Las Vegas e quindi l'ente mondiale lo avrebbe sostituito senza avvertire però l'organizzatore. Ancora un altro pugile del glorioso passato, si tratta di Bruno Leccari, che è stato campione del mondo dei superleggeri e del quale abbiamo già ricordato le imprese. In realtà dobbiamo dire che il supervisore per conto della WBA, Fernando Manori Golindez, aveva risolto l'assenza, il forfè di Steele, dando a Soto l'incarico e di arbitro e di giudice. Se non che Soto, come abbiamo detto, è un portoricano e quindi naturalmente di lingua spagnola, e le sue frequentazioni assidue nel clan degli argentini avevano sollevato le proteste e i sospetti di Rocco Agostino, che non vedeva di buon grado questo sodalizio tra l'arbitro e il clan argentino. Fortunatamente poi le cose sono state appianate perché l'avvocato Sciarra, presidente del CAP, ha risolto il problema invitando il giudice danese Knut Jensen, che sarà quindi il terzo giurato. Dobbiamo pure ricordare che si tratta di una difesa volontaria, in quanto lo sfidante ufficiale è il tessano Frank Warren. Dopo l'inno statunitense per l'arbitro Berni Soto, ora ascoltiamo l'inno argentino.
ci sono ben 13 giornalisti argentini e anche il nostro amico Luis, che è venuto qui a Ribera appunto per seguire le vicende di questo combattimento. Abbiamo visto un Patrizio Oliva molto teso, molto concentrato. Dovesse superare lo scoglio Juan Martin Goggi, otterrebbe la 49esima vittoria e passerebbe alla storia, così come lo è stato Rocky Marciano, per aver vinto consecutivamente 49 combattimenti. Patrizio Oliva insieme a Nino Benvenuti è l'unico italiano che ha conquistato il titolo di campione del mondo dopo aver vinto la medaglia olimpica. Con Nino Benvenuti e Loris Stecca ha conquistato imbattuto il titolo mondiale. In caso di vittoria contro Goggi, Oliva sarà anche il quarto campione del mondo italiano che difende consecutivamente per 3 volte il titolo mondiale. Eguaglierà cioè Sandro Mazzinghi e sarà un passo dalle 4 difese vittoriose di Nino Benvenuti dal 68 al 70. In questa graduatoria, in questa classifica, al comando c'è Bruno Arcari con 9 difese vittoriose. Patrizio Oliva è insieme a Moins, Gurin, Benitez, Pryor, Bumpus e Costello uno dei 6 campioni sui 29 della categoria superleggero che negli ultimi 30 anni è arrivato imbattuto al titolo mondiale. C'è da aggiungere che Patrizio Oliva, come Bruno Arcari, combatterà per la seconda volta per il titolo mondiale con un argentino. Ha conquistato il titolo con Sacco, lo difende con Goggi. Arcari ha battuto Hanna e Costa Azevedo. Juan Martin Goggi sarà il 7° argentino che combatterà per il titolo del mondo dei superleggeri. Gli altri furono Loce, Hanna, Juan José Jiménez, Costa Azevedo e Sacco. Goggi è anche il superleggero argentino che vanta il maggior numero di vittorie per KO, 18 su 31, il 60%. Per Goggi anche si tratta del primo combattimento da professionista fuori dall'Argentina. Come dilettante rappresentò la nazionale argentina negli Stati Uniti nel 1981. Dovesse vincere, Goggi sarebbe anche il primo campione del mondo argentino che combatte in guardia destra e sarebbe anche il terzo argentino nato nella provincia di Santa Fe a diventare campione del mondo. Gli altri sono stati Carlos Monzón e Miguel Ángel Cuello. Queste alcune note statistiche fornite dall'ufficio stampa di un certo interesse, di una certa curiosità. Ed eccoci nuovamente a Patrizio Oliva con Rocco Agostino e Bruno Arcari. Dicevamo che abbiamo visto un Patrizio Oliva molto teso, molto concentrato. Si rende conto che l'avversario non è troppo agevole, rappresenta uno scoglio abbastanza difficile. Ecco qui Juan Martin Goggi, che dovrebbe essere indubbiamente dotato di un pugno molto secco a giudicare dal 60% delle vittorie ottenute prima del limite. Guardia destra, questo non dovrebbe preoccupare un pugile esperto come Patrizio Oliva, che peraltro già in altre occasioni, lo stesso Calanchete, campione d'Europa, battuto da Oliva, combatte in guardia destra. Ora siamo
veramente alle ultime battute dei preliminari. L'arbitro Bernisotto chiama al centro del ring. Giuseppe, la intuizione, sono professionale. Contendente. When I say break, you break back. Oliva. Ok? Good luck. E Juan Martin Coggi. All'angolo del quale c'è Santon Zaccaria e Tito Letture. Tutto è pronto. Siamo in attesa del suono del primo gong. Bene, in questo momento quindi campionato mondiale dei super leggeri versione WBA tra il detentore Patrizio Oliva e l'argentino Juan Martin Coggi. Juan Martin Coggi, vedete, guardia destra. Un guardia destra, notoriamente il destro d'incontro rappresenta un'arma molto insidiosa. Come pure il gancio sinistro. Poi vediamo l'argentino che si scaglia su Patrizio Oliva, dimostrando di possedere, se non altro da queste prime avvisaglie, un certo temperamento. Oliva invece conferma la sua freddezza, poi va a scusarsi Coggi per un colpo involontario al di sotto della cintura. È partito Oliva con il destro, ma non ha trovato la misura esatta. Come sua abitudine, Patrizio Oliva in genere. Ora viene raggiunto dal sinistro Patrizio Oliva. Dicevamo che Patrizio Oliva, come sua abitudine in genere, impiega la prima parte, l'inizio del combattimento, per soppesare un po' le qualità dell'avversario. Poi vediamo che si difende abbastanza bene. Questo Coggi conferma appunto notevole aggressività, come era palesata nella fase iniziale. Poi vediamo che Patrizio Oliva porta il destro, vibra il destro nella fase di schivata. L'argentino finisce fuori dalle corde. Il destro di Oliva, l'arma che, come abbiamo detto, risulta molto efficiente contro i guardi a destra, diretto destro e gancio sinistro. Due colpi che Patrizio Oliva riesce a portare con grande precisione e tempismo, e si conclude la prima ripresa nel segno di Patrizio Oliva, che in due episodi è riuscito ad assicurarsi, sia pure di un soffio, perlomeno una preferenza in questo primo round, proprio in virtù del finale. Da parte sua Juan Martin Coggi ha convalidato quelle che erano le previsioni di pugile molto aggressivo, anche se probabilmente è apparsa anche un pochino nervoso. Adesso vediamo Tomassetti, ci fa vedere questo primo destro che ha scagliato sulle corde l'argentino, ma sicuramente la fase più interessante era quella non vista, quella dell'epilogo della prima ripresa. Santo Zaccaria, maestro di Coggi e anche manager ufficiale, anche se alle spalle dei due c'è, come abbiamo detto, Tito Letture. Siamo alla seconda ripresa del campionato del mondo dei super leggeri tra Patrizio Oliva alla sua terza difesa e l'argentino Juan Martin Coggi.
Patrizio Oliva molto ben piantato, parte con il destro, questa volta un pochino da lontano. Anche oggi vedete in questa fase si mette nella posizione attendistica, punzecchia con il destro l'argentino. Ed è invece Patrizio Oliva che poi lo anticipa. Patrizio Oliva stuzzica con il sinistro, poi parte da lontano con il sinistro l'argentino senza raggiungere l'obiettivo. Anticipato nuovamente Coggi. Patrizio Oliva molto attento, molto freddo come di consueto. A vuoto un montante. Questa volta Patrizio Oliva ha fallito l'opportunità di mettere a segno un montante. L'avversario si era presentato molto scoperto, dobbiamo dire, e la scelta del colpo era esatta, ma non la traiettoria. Gli assalti dell'argentino sono, vedete, casuali. L'atteggiamento suo più naturale è quello di aspettare l'avversario, ma Patrizio Oliva lo anticipa. Dobbiamo dire che sino a questo momento Oliva ha portato il destro sempre con grande tempestività. Naturalmente il suo pugilato è un pugilato non alimentato da furore combattivo, ma tutto ragionato, freddo, e dobbiamo dire che i fatti finora gli hanno dato ragione. Intanto ci pare di poter dire che quando Patrizio Oliva vibra il destro il colpo giunge quasi sistematicamente a bersaglio. Una ripresa anche questa non particolarmente vivace, nella quale però le cose migliori sono state fatte dal campione, da Patrizio Oliva, che, ripetiamo, non ha mai dato una impronta furente ai combattimenti, ma è sempre nella condizione di fare le scelte tattiche più azzeccate, migliori, e sino a questo momento si è reso conto che il destro, vibrato tempestivamente, giunge a segno, giunge a bersaglio e rappresenta l'arma sulla quale costruire gradualmente il match. Ecco, vediamo ancora una volta, 1, 2, 3 colpi, anche se i successivi poi non sono stati particolarmente caricati. Fuori i secondi, secondo a fuera. Dobbiamo dire che dopo queste prime due riprese l'impostazione del match è quella di un pugile. Martin Coggi, anch'egli non particolarmente disponibile all'assalto. Oliva, che naturalmente non ha interesse a farlo e non è nel suo costume, nella sua filosofia. Adesso il destro è andato a vuoto, quasi un involontario scontro con la testa. Ancora una combinazione favorevole ad Oliva, che poi chiude il conto. Ora ha tentato, avete visto, Coggi con il destro due volte, con il sinistro, di giungere a bersaglio, dimostrando anche una notevole rapidità di braccia. Veniva descritto lento, ma così non è. Poi Oliva lo anticipa. C'è
un certo nervosismo che caratterizza Coggi, ora raggiunto da un destro che lo ha scaraventato all'angolo. Indubbiamente sul piano stilistico Patrizio Oliva dispone di una caratura superiore. Oddio, oddio, assistiamo a un clamoroso, a una clamorosa inversione di tendenza. Patrizio Oliva raggiunto da un sinistro, è finito al tappeto, poi è stato costretto a subire altri colpi, lo vediamo in difficoltà ed è un momento drammatico. Assistiamo alla clamorosa odissea di Patrizio Oliva. Sulle mani, Patrizio, sulle mani, Patrizio, sulle mani, sulle mani. Che si era difeso molto bene, ma poi conferma Coggi la sua estrema pericolosità. Sulle mani, Patrizio! Sulle mani, Patrizio! La difesa di Patrizio Oliva è disperata, ora finisce a terra, è finita. Assistiamo all'epilogo della carriera di Patrizio Oliva. Un momento dolorosissimo. Un momento doloroso, drammatico. E nella storia crudele, è nella storia crudele del pugilato, dove la fine arriva improvvisamente. E vedete il contrasto delle scene, la gioia incontenibile nell'angolo di Juan Martín Coggi, la disperazione in quello di Patrizio Oliva, letteralmente travolto. Sfortunatamente c'era anche la madre di Patrizio Oliva. Vediamo esaltato Juan Martín Coggi, che conquista il titolo di campione del mondo dei superleggeri in maniera perentoria, mettendo sul tappeto la sua forza. Ha confermato la pericolosità del suo sinistro, un sinistro che ha letteralmente devastato Patrizio Oliva. Ha tentato poi il napoletano di difendersi, di recuperare, ma non c'era più nulla da fare. Ecco, vediamo il sinistro che lo ha letteralmente devastato, poi il destro ha completato l'azione che ha posto fine di fatto al combattimento. Ha provato Patrizio Oliva di recuperare, rimettersi in sesto, di arginare gli assalti di uno scatenato Coggi, ma poi il verdetto è stato impietoso. Patrizio Oliva non è stato più nella condizione di difendersi, di rimettersi in sesto. Ecco, vedete questo terribile sinistro, poi doppiato dal destro e quindi un altro sinistro. È stato poi un calvario per Patrizio Oliva, che veramente ha tentato di chiudere, di fare ricorso alla sua esperienza, ma purtroppo abbiamo assistito alla conclusione, all'epilogo di una carriera. Dopo un KO come questo, indubbiamente il 49esimo combattimento ha segnato la fine di un campione che pure ci aveva dato grandi soddisfazioni. Sulla sua strada si è presentato l'argentino Coggi e sembra ripetersi il crudele destino di Nino Benvenuti, col quale Patrizio Oliva condivideva alcuni primati, cioè quello di aver conquistato il titolo del mondo dopo aver vinto la medaglia olimpica e di essere giunto appunto come Benvenuto imbattuto al titolo di campione mondiale. Purtroppo ha condiviso con Benvenuti anche questo infortunio clamoroso, lo stesso che subì Nino Benvenuti quando incontrò l'argentino Carlos Monzón, che era pressoché sconosciuto, e fu costretto alla resa. Patrizio Oliva ha vissuto questa sera il dramma del pugile che improvvisamente vede crollarsi il mondo e che lo vedrà probabilmente uscire di scena. È la legge crudele e drammatica del pugilato, dove l'epilogo avviene da un momento all'altro.
senza nessun avvertimento, senza nessun sintomo che lo faccia presagire. Patrizio Oliva è costretto a fare uno sforzo immane per complimentarsi con il suo avversario, per accettare la legge crudele, ma immaginiamo quale dramma sta vivendo, quali pensieri agitano la sua mente e il crollo di tutte le sue speranze, il crollo di un mondo. Ora ci sentiamo anche un pochino imbarazzati nel tentare di chiamare al nostro microfono Patrizio Oliva. Lo abbiamo fatto in momenti molto felici, ma la legge impone di farlo anche in un momento così, così crudele. Sgomberare il ring! Si prega di sgomberare il ring! Patrizio, tu sei venuto al nostro microfono, al microfono della RAI in tante occasioni felici, purtroppo sei costretto a venirci anche in questa serata drammatica, la più funesta della tua carriera. Ma purtroppo la box è fatta così, prima o poi poteva arrivare la stessa sconfitta, purtroppo è arrivata. Comunque ho preso un guancio sinistro, non l'ho visto proprio, e nel cadere sono caduto con la spalla a terra, non riuscivo più a muovere la spalla, infatti fa ancora male. Perché sul piano stilistico indubbiamente eri nella condizione di poter controllare agevolmente il combattimento, ma poi questo maligno all'angolo di Tarocco lo faccio partire ancora un paio di volte per smontarlo, per non farmi trovare, no? È stato fortunato, comunque il gancio mi ha preso, purtroppo è la box è così. Penso di aver dato tanto al pugile italiano e ne uscirò sempre a testa alta. Vorrei chiederti il futuro, in questo momento appare fuori luogo. No, penso ormai. Penso che dopo questa sconfitta ci sarà un tanto un periodo per pensare e meditare. Penso ormai basta con la box, ripeto, ho dato tanto al pugile italiano e ho avuto tante soddisfazioni dalla box. Penso che stasera Oliva dice basta con la box. Cioè rappresenta la tua uscita di scena. Certo, penso di sì. Stasera avremmo voluto tutti che questa uscita di scena avesse avuto contenuti diversi, naturalmente. Ma ripeto, purtroppo è lo sport, è così. E anche stupisce un po', accettare anche queste cose. Stupisce un pochino la tua serenità. Ma io sono. Noi non sappiamo quello che stai vivendo all'interno, non sappiamo gli sforzi che stai compiendo per dimostrare questa tua serenità, questa tua obiettività. Certo, e dentro di me c'è una rabbia incredibile, però bisogna essere sportivi, ho vinto tante volte io stasera, purtroppo adesso sarà terribile chiudersi nel proprio angolo, adesso nel proprio spogliatoio, suppongo. Ci proverò. Quando sarai solo? Ma ci proverò, ormai la mia vita ormai sarà tutta diversa da quella che è stata condotta fino ad oggi. Comunque vorrei rassicurare Annilia, la mia compagna, non ti preoccupare, va tutto bene, e un bacio a mio figlio Ciro. Va bene, grazie Patrizio. Noi naturalmente ti salutiamo e vogliamo ricordarti per tutto quello che hai fatto, per le vittorie che hai ottenuto. Grazie di cuore a tutti. Adesso qui non sappiamo, un momento, vorremmo avere notizie in merito alla prosecuzione della serata. Sì, pronto? Pronto? Avendo le speranze di una precedenza.